egli e il sistema politico non conta nulla. Certo. Cioè certo. Il potere politico non c'è politica. Cioè i partiti c'è non finanza. Contano nulla. C'è finanza. Comanda la finanza, comanda un'elite creditizia finanziaria, sì, e comanda sia ciò che è privato sia ciò che è pubblico. Fa quello che vuole, nessuno osa opporsi. Dimostrazione ulteriore, la patente a punti. Quando abbiamo fatto la patente a punti, come l'avevano giustificata? Avrebbe consentito di diminuire i premi assicurativi. Sì, ma anche una maggiore educazione all'automobilista. Ma il fine era diminuire gli incidenti, certo, e quindi diminuire il, sì, costo delle polizze. Anche, certo. Le polizze sono aumentate. Il governo consente che le polizze aumentino mentre dovrebbero diminuire. Altra dimostrazione. Qual è l'interesse collettivo? Che gli interessi bancari siano alti, bassi, medi? Cioè, l'interesse bancario più è alto e meglio è, o più alto e peggio? Dipende è. Da quale punto di vista? Dal punto di vista del ricco? Collettivo. Collettivo che è basso, ovviamente. Ah, collettivo, e invece sì, era che è fissato. È fissato dai banchieri. Quindi dalla impresa leader dei banchieri. Quindi in sostanza il creditore decide quant'è il debito del debitore. Per cui non so, io telefono, cioè, senti, noi eravamo rimasti, mi devi dare, che ti ho passato 100.000 euro, mi devi dare, tu mi devi restare 110, ci ho pensato, meglio dammi 120, va. Ma qua c'è di peggio, Ioppolo, perché poi sono supportato dal legislatore e sono supportato dalla magistratura, che non interviene anche nei casi di usura. Perché non basta che io fisso il tasso, ma addirittura poi sconfino questo tasso, vero. Arrivo all'usura, la magistratura non interviene. Sì, ma perché non si parlare di complotto? Okay. È automatico tutto questo. Tutto questo avviene automaticamente. È tutto il pensiero che funziona così. Sì, allora chiamiamolo convergenza di interessi. Guardi, c'era una frase di Goebbels. Okay. Una frase di Goebbels, ministro della propaganda nazista, che disse una frase, io quando l'avevo letta non l'avevo neanche ben capita, e più passano gli anni e più la capisco. Diceva questo: datemi i mezzi di comunicazione di massa e convincerò ogni tedesco di qualsiasi cosa. È vero. Quanta gente sa della Torre 7? Chi ha conoscenza della Torre 7? Gustave Le Bon diceva, voi ripetete continuamente un messaggio, non motivatelo, continuate a ripeterlo e la gente ci crederà. La democrazia funziona così, mettono la sordina alla verità. Esatto. E la cassa di risonanza alla bugia. Il gioco è fatto. La gente c'ha quindi, da fare. Tutto il pensiero unico, tutto il neoliberismo è fumo per giustificare che pochi possiedono, esatto, la ricchezza, esatto, e gli altri devono contribuire ad arricchirli ulteriormente. Non so, e abbiamo visto, fra l'altro. Aspetti, a qualsiasi costo. Cioè, altrui. 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 Anche al costo di vite umane. Certo, non c'è problema. Ma uno che specula sui cereali non lo sa che muoiono le persone, non gli frega niente. Scusa, cioè, è che si può fare tutto. Esiste anche un concetto di criminalità finanziaria. La criminalità finanziaria da noi non è riconosciuta. E quindi tutta questa impalcatura, pensiero unico in economia, neoliberismo, è tutta un'impalcatura, è tutto fumo, sì, per giustificare il fatto che io sono ricco e voglio continuare ad essere sempre più ricco. E mi servono quelle cinque cose. Mi servono quelle cinque cose, ok, che le farò passare per libertà, naturalmente, perché l'uso del linguaggio in questo caso è fondamentale, certo, la manipolazione proprio del linguaggio linguistica, e pur di ottenere tutto questo non mi interessa qual è il costo che qualcun altro dovrà pagare. Esattamente. E questa è la sostanza. Questa è la sostanza. Il problema sono quelli che ci cascano. C'è la maggioranza. Dire, c'è la maggioranza. Io mi sono sempre chiesto tutta la mia vita, perché mai io dovessi spiegare queste cose? Cioè, avessi spiegato le cose complicate, l'avrei capito, ma sto dicendo cose di una facilità esagerata. Ma mi chiedo, ma com'è possibile che nessuno ci arrivi da solo? Come mai non si sente queste cose in giro? Perché non ci facciamo più domande, caro. Ma forse, non forse ci sono tanti che le pensano, ma la sordina fa sì che sembra che non le sappia nessuno. Ma in realtà sono tanti che pensano, certo, sono critici rispetto a queste cose. Ma credo che queste cose si stiano anche diffondendo. Il modo semplice col quale ce la spiegate oggi è veramente, veramente, veramente esemplare. Però ormai queste notizie si stanno diffondendo. Ecco, obiettivamente devo dire che arrivare a capire che il tutto si fonda su questi cinque pilastri è un gran passo avanti. Di questo la ringrazio sinceramente. Ci sono due questioni che mi piacerebbe toccare, se prego, possibile, veda lei, ed è una la questione dello spread. Tocchiamola. E l'altra la faccenda dell'agenda Monti. Bene.
Perché sono due capisaldi del Infatti pensiero l'abbiamo unico. Messo qua. Allora, in tutto questo, una volta che abbiamo capito questi cinque pilastri e questo pensiero unico, adesso possiamo sulla base di questa conoscenza, che cosa dovremmo fare? Capire che cos'è realmente questo spread. Sì. E che cos'è questa agenda Monti di cui si parla? Sì, perfettamente. Che mi pare sia un'altra cosa del genere. Allora, lo spread è una cosa che se la gente sapesse cos'è, io penso che probabilmente scoppierebbe la violenza nelle strade. Perché la bugia sullo spread è qualcosa di vergognoso. Mi spiego meglio, è semplicissimo. Allora, tutto comincia con una banca centrale europea che presta lo 0,75 alle banche tutti gli euro che le chiedono, per qualunque motivo le chiedono. BCE che presta lo 0,6? 0,75. 0,75, scusi. Dopodiché con questo 0,75... Questa banca che lei diceva, la BCE. La BCE, la Banca Centrale Europea. Okay. A questo punto immaginiamo, Unicredit prende allo 0,75 questo denaro e ci compra dei BTP. Benissimo. Domanda, a quanto dovrebbero essere i BTP? Teoricamente allo 0,76, sì. Giusto? Sì. Beh, se la BCE gli presta allo 0,75, allo 0,76, perché al 5%? Perché io ci posso speculare. Ma io chi? Io banca. Unicredit? Sì. Ah, quindi gli italiani si dissangono per arricchire dei privati. Ma se ho capito il concetto che mi ha detto prima, esatto. Mi serve tutto esatto. Questo ma meccanismo, perché ha capito quel concetto, no? Mi serve un meccanismo di parole, bla bla. Di robe là, di informazioni che mi fa spaventare, perché insomma devo parlare di debito pubblico, devo parlare che l'Italia si deve salvare, tutto questo per giustificare, più naturalmente politici che su questo ci fanno campagna elettorale o ci cadono governi o colpo di Stato, tutto questo per poter dire, per portarmi a casa questo e infatti entriamo nel dettaglio. Questa differenza tra l'acquisto esatto, del perché vediamo come funziona. Okay. Funziona in questa maniera. Allora, perché dunque un BTP viene venduto, mettiamo un BTP normalmente facciamo dei numeri semplificati per poterci capire, sì, sì, certo. Per non dire i numeri effettivi perché arrotondiamo. Sì, esatto, arrotondiamo. Allora immaginiamo questo, immaginiamo che se vogliamo dare noi il 2% di interesse a un BTP di valore nominale 100 lo dobbiamo vendere a 98. Ok? E resta quel 2%. Benissimo. A questo punto c'è un problema. E il problema è questo, come arrivare a 5? Semplicissimo. E se l'Italia fallisce? C'è un rischio. Se le agenzie internazionali di rating dicono che l'Italia è a rischio fallimento... Che fanno allora, parte della mia orchestra. No? Esatto. Okay. Allora a questo punto uno potrebbe volersi assicurare contro il fallimento dell'azienda Italia e quindi comprare un certificato assicurativo sui BTP. Quindi un acquirente di BTP vorrebbe lo sconto che gli consente di acquistare un certificato assicurativo. Un certificato assicurativo. Uno solo in questo caso, più di uno. Uno per uno. Dovrebbe essere, in teoria, no? Quindi cosa faccio praticamente? Io allora, se lo spread è a 300, è a 300 punti, significa 3%, vuol dire che costa il 3% un certificato assicurativo, un CDS, un credit default swap, su un BTP. Quindi la banca che compra un CDS e si vuole che compra un BTP, un buono del tesoro poliennale, e si vuole assicurare contro il fallimento dell'azienda Italia, teoricamente va a comprare sui mercati finanziari un CDS che costa il 3%. Quindi a questo punto quant'è il prezzo del BTP? Quello, per dare il 2% dovrebbe essere il 98, più 3, 95. Peccato che nessuna banca si compri CDS. Cioè nessuna banca ci crede che fallisce l'Italia. E quindi vuol dire che io lascio intendere, dato che non spiego che cos'è lo spread, sì. Intanto non spiego da che cosa è composto, che mi pare lei abbia detto certo. Sono due voci, però a chi anche dovesse capire queste cose, in realtà io lo posso giustificare dicendo ma io mi devo assicurare esatto. Comprando al 3%, esatto. Che poi in realtà io non lo compro. Dovrei andare a verificare nei bilanci che non lo compro. Esattamente, ma c'è di peggio. Ma chi dovrebbe vigilare su questa... Siamo al punto di prima, no? Ma quindi non è stupido chi dovrebbe vigilare, è d'accordo, è complice. Oppure un tontolone inguaribile. Quindi in realtà lo spread viene utilizzato, può essere utilizzato per due o tre ragioni. Uno perché voglio speculare su quel paese, perché là c'è della ricchezza da portare via,
Io dico là c'è polpa. È business. Ok, là c'è polpa, l'Italia, cioè, c'è polpa. Dall'altra parte può essere anche utilizzato a fini politici. Certo. Per scalzare qualcuno che magari mi fa un po' di resistenza, per e per mettere là qualcuno che in realtà resistenza non me ne fa. Certo. A che mi assicura quelle cinque cose. E noi abbiamo un Presidente della Repubblica che di questo spread ne ha fatto uno spauracchio per... Ma poverino è ingenuo, lui non conosce l'economia. L'ha fatto in buona fede. Su lui questo, è il nostro papà, che ci vuole tanto su bene. Su questo Ioppolo mi permetta di dissentire in maniera molto ferma. Non è un ingenuo, perché quell'uomo è dentro queste cose da illo tempore. Non è dentro queste cose, si faceva i suoi viaggetti in America già da... Sì, lo dico, lo affermo davanti alla videocamera, che si faceva i suoi viaggetti, che insomma se l'è passato tutte. Quindi allora, vogliamo vedere un po' di dettagli. Ok, allora, lo spread è questo. Sì, è però... in realtà un altro meccanismo speculativo, come abbiamo potuto verificare. Abbiamo visto anche... È un po' peggio da come sembra. Ah sì? Sì. Ancora peggio di questo? Sì, è molto peggio. Oh madonna. Allora, intanto, perché si dice spread? Perché la differenza sul rendimento dei bund tedeschi. Io ho fatto l'ipotesi prima semplificata che un bund pagasse il 2%. Se il bund tedesco paga il 2%, vuol dire che... Perché ha meno rischio di... Perché la Germania ha meno rischio del fondo. Secondo le agenzie di rating... Secondo le agenzie di rating, I buoni tedeschi sono a rischio zero. Quindi essendo a rischio zero sono presi alla base. Okay. Quindi non hanno questa aggiunta, questo no. Più con... Ah, a proposito, guardate che il debito pubblico tedesco, unito a quello dei Länder, ha un rapporto di circa 250% rispetto al PIL, quindi molto peggiore di quello italiano. Esatto. Se poi aggiungiamo il debito privato tedesco, però ancora questo peggio. Non sa da sapere, questo... diceva qualcuno, esatto. Si deve sapere. La Germania è virtuosa, noi invece no. Allora, quindi, posto che mettiamo che il Bund desse il 2%, attualmente dà molto di meno, però era per semplificare coi numeri. Se il Bund dà il 2% viene venduto al 98, se lo spread è a 300 punti, vuol dire 3%, viene venduto al 95 il BTP italiano, perché costa 3 il CDS sui BTP. Chiarissimo. Però sappiamo anche che nessun acquirente di BTP compra CDS. Però c'è tanta gente che compra CDS, indipendente, senza comprare BTP. Come mai? Quindi uno compra CDS... E chi è che li compra? Non so, forse mi ricordo, non ricordo un po' quello che vedeva l'auto del vicino che se la rubavano e se la voleva assicurare. Mica era sua la macchina. Ma questo vicino... Ci sono degli speculatori internazionali, che comprano CDS per speculare su CDS. Quindi i CDS sono un bene speculativo, sono un derivato speculativo. Non sono un derivato di copertura, non è un vaniglia. Non è un vaniglia, è quello che nasce dopo. Esattamente. È un derivato speculativo che viene comprato indipendentemente dai BTP. E in più nessun acquirente di BTP si compra CDS. Quindi basterebbe dire, scusa un attimo, tu il BTP costa 98. No, io lo voglio a 95, allora ti compro un CDS. Ah no, non me lo compro CDS. E allora? Tanto so che non serve. Quindi è una balla. Potrei anche comprarlo, ma non per quella motivazione, per fare una speculazione diversa. E se noi fossimo una banca che vuole speculare sui BTP, non ci converrebbe anche speculare sui CDS per far salire lo spread? Beh, certo. Perché se sale lo spread aumenta il guadagno. Certo che il guadagno. Chi soffre? Il popolo italiano. Certo. Chi se ne frega il popolo italiano? Quindi allora noi scommettiamo, facciamo una tempesta speculativa contro l'Italia, facciamo aumentare lo spread, facciamo stringere la cinghia. Con le agenzie, prima partono le agenzie, esatto, naturalmente. D'accordo. Okay. Quindi facciamo stringere la cinghia agli italiani, no? E tutto questo semplicemente per speculare sui CDS. Facciamo un disastro pazzesco. Un disastro politico. Pazzesco. Una stampa. Economico. Una stampa. Disoccupati. Chi più ne ha più ne metto. Perché stiamo speculando. Semplicemente per speculare. Criminali, no? Io mi chiedo che stiamo aspettando, cioè, ma questo è il mio pensiero, voglio dire. Allora, ci siamo fino a qua. Sì. Quindi speculare sui CDS per poter guadagnare di più. Quindi c'è un mangia-mangia. Quant'è questo mangia-mangia? Da di 2009. Ma perché lei non vuole farmi dormire stasera? No, comunque lo dica. Deve anche capire di cosa stiamo le parlando. Le proporzioni, ovviamente. Le proporzioni. Le dimensioni. Perché stiamo parlando di una cosa allucinante, assurda, pazzesca. Sì. Ma è talmente pazzesca che io credo che uno dovrebbe dire, no, ma quello è pazzo, no, ma che stai dicendo? Ma quello non è possibile. Eppure, guarda, è tipico dei paranoici dire le cose coordinate. No, ma penso che questi dati siano reperibili anche. Una certa facilità. I dati Istat sono certo. Diversi di tutti. Allora, la Istat del 2009, per esempio, quelle che mi ricordo meglio. Allora, oneri finanziari
130 miliardi. Interessi sui BTP, 80 miliardi. Spesa pubblica, 500 miliardi. I terzi BTP sono compresi in CDS. Allora, prima dello spread stiamo parlando. Prima dello spread. Prima dello spread. Allora, quindi ci abbiamo praticamente un PIL che è fatto di 1.820 miliardi. Togliamo 130 miliardi di oneri finanziari. Cosa sono gli oneri finanziari? Ah no, scusate, servizi finanziari. Cosa sono i servizi finanziari? I soldi che diamo alle banche. Giusto? Il bilancio sono scritti sì, così. E perché consegno più? Cioè vuol dire che più paghiamo le banche e più siamo ricchi? Cioè, quindi la pilata per il culo proprio è colossale. Cioè nel PIL vengono calcolati gli interessi bancari come servizi finanziari, consegno più, mentre sono i soldi in meno che noi perdiamo perché li diamo alle banche. 130 miliardi... Più 80 miliardi sono 210 miliardi e 210 miliardi di soldi perduti in interessi con i fessi che lavorano. Quindi i fessi che lavoriamo, ci facciamo un culo così per lavorare e diamo 210 miliardi su 1.800 al sistema bancario. Percentuale per quant'è? Quant'è percentuale? 15%.